praticamente gli antichi pastori andavano scalzi e quindi in montagna avevano le pecore e le capre. E quindi sì, c'era la stalla dove mettevano le capre e le pecore, però si formavano le tane. Allora loro dovevano salire la scaletta, andare al piano superiore dove dormivano, sì. Quando poi discendevano si sporcavano i piedi, cioè si ingiosciavano i piedi, si sporcavano. Allora un pastore più intelligente disse: io devo fare una cosa, devo fare in modo di non sporcarmi i piedi. E quindi che fece? Ci inventò questo calzario che era di pelle, anticamente di capra, e quindi ci fece dei legamenti. E quindi mise queste scarpe, questi calzari, e quindi nacque la prima ciocia dai pastori, e quindi dal verbo inciociare, che significa non sporcarsi i piedi. Lui quando scendeva dal piano superiore, che andava dove c'erano le pecore alla stalla, non si sporcava più i piedi. Quindi dalla ciocia, ecco, nascono i ciociari, che cominciano a usare questi antichi calzati. Però le prime cioce erano proprio di pelle di animale. Poi si è fatta la vera cioce col cuoio, che sarebbe proprio la pancia, diciamo, del toro, che è la parte più dura della pelle del toro. E quindi si incominciò a fare le vere cioce, che erano, ecco, di cuoio, quindi resistevano nel tempo. Invece poi pensavo dalla ciociaria. È contrario, la ciociaria viene da cioce. Ma anche le cioce, no, anche nella provincia di Latina, Monte San Biagio, ancora oggi i pastori mettono le cioce. Vanno con le pecore, con le cioce. Sì, andare da nonno. Quindi la sua cioce è una cioce già signorile, che si metteva la domenica quando si andava a messa. Mentre la mia è una cioce campagnola, dove i contadini andavano a lavorare i campi con questo tipo di cioce, che non hanno la punta, quindi non danno fastidio, e quindi ecco, si andava a mancare, a zappare. Cioè, la legge è una strada, aspetta, no, si proteggevano poco. Vabbè, ma allora non mi do necessario proprio. Mettevano le pezze, quello che serviva. Si avvolgevano le pezze. Ma c'è stato questo, c'era, cioè, c'era in dato. Ah, ma chi l'era per tutti? Sì. Ecco qua. Allora abbiamo preso le cioce da questa domenicale. Invece da noi c'è la cioce di tutti i giorni. I pettegolezzi.